Salve ragazzi! Come vi avevo promesso, oggi siamo su Far Cry 3, ma non la storia. Perché? Perché, come avete notato, siamo sul multiplayer, ma l'indiano che praticamente mi ha portato il pacco me l'ha portato alle 11 di sera. E allora io non volevo sprecare quel tempo per fare la storia, perché la storia voglio farla quando sono bello carico, così che me la faccio tutta ad un fiato. E allora ho deciso, proviamo un multiplayer e cerchiamo di fare un video degno da mettere su YouTube. E questo video è abbastanza degno, perché comunque alla fine, per essere la prima partita, mi sono sparato comunque un 16-6, che ci sta alla fine. Comunque, come vi ho detto, oggi vi presenterò il multiplayer di Far Cry. Purtroppo già questo multiplayer ha destato qualche sospetto ancor prima dell'uscita del gioco, e a parer mio, diciamo, è stato inserito solamente per allungare un po' i tempi, per avere una longevità maggiore, o addirittura per comunque cercare di vendere al pubblico un titolo abbastanza completo, perché comunque questo gioco, come sappiamo, ha una bella campagna, ha una bella storia, ha la, diciamo, il comparto cooperativo che si può fare anche in split screen, e abbiamo anche questo multiplayer che, come vi ho già detto prima, inizialmente aveva destato qualche sospetto, perché quelli che l'avevano provato prima ancora dell'uscita del gioco si erano accorti che c'era una svalangata veramente di bug. E purtroppo mi sono accorto che già qui, come si può vedere da questo gameplay, che purtroppo non ho fatto in live, ci saranno un casino di bug. Come qui adesso si può vedere, rianimo questa persona, che non gli metto la siringa e non gliela metto neanche sul braccio, gli metto proprio così nell'aria. Comunque, inizialmente, come in tutti i comparti multiplayer, ci troviamo davanti, come avete potuto notare all'inizio, la scelta della classe, quella che preferite. Sarebbe, in questo caso, ci sono quattro classi: sabotatore, cacciatore, rissaiolo e pistolero. Che, facciamo un esempio, in Battlefield il sabotatore è praticamente la classe d'assalto, il cacciatore è lo scout, il rissaiolo credo sia il ingegnere e il pistolero dovrebbe essere quello pesante, adesso non mi ricordo come cazzo si chiama, soppressione mi sembra. Comunque, queste classi, nell'andare avanti del multiplayer, ovviamente acquisteremo punti, e come tutti i videogiochi, cazzo, almeno questo multiplayer ce l'hai, che si può poi modificare le proprie classi con nuove armi, acquistare nuove armi a forza di far punti, nuove granate, nuovi, diciamo, equipaggiamenti e nuove abilità. Poi, diciamo, un'altra cosa che subito si nota, anche nelle prime 2-3 partite online, si nota che veramente le mappe, cioè le mappe, ragazzi, sono enormi, enormi, cioè secondo me sono più grandi di, non lo so, sono gigantesche. Questa qui neanche tanto, ma ci sono delle mappe che sono enormi e si dividono in tre piani, tipo c'è il piano, il secondo piano, il piano terra e il piano interrato. Cioè, le mappe veramente a volte fai fatica a trovare la gente che proprio, cioè non la trovi, non riesci a trovarla. Ma io credo che di non aver mai visto delle mappe così, così alte. Però purtroppo, essendo questa mappa così grande, rende la giocabilità, anche secondo me, anche abbastanza pesante, perché comunque ti fai le tue belle corse, però veramente a volte sono interminabili queste corse. Sono corse pesantissime e enormi, incredibili. Qui, come avete notato già all'inizio, come è successo adesso, c'è la possibilità di essere rianimati e di rianimare a sua volta, vabbè, non so come cazzo si dice. Questo porterà, diciamo, che se tu mi rianimi, verrà tolto un punto dalla squadra avversaria, quindi la rianimazione è importante. Però ho già notato che ci sono i figli di puttana che non ti rianimano, Dio buono, vaffanculo. Molto spesso, appunto, i compagni non ti cagheranno. E, come avete notato, quando tu vieni ucciso, praticamente, c'è la possibilità di premere costantemente il tasto X fino alla morte,
E in quel caso, se diciamo il tondo che si va a creare, vedete adesso c'è un tondino dove c'era scritto rianima, ma vabbè, se quel tondo lì finisce prima che qualcuno lo rianimi, il giocatore muore e deve praticamente riniziare come quando viene ucciso in Battlefield, tutte quelle Call of Duty, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è la possibilità di essere rianimati e in questo gioco lo considerano veramente una cosa importante. C'è la possibilità di interagire con gli oggetti, nel senso potresti attaccarti a dei fili per raggiungere punti della mappa più lontani. Ecco, vedete, adesso avete visto? Tieni duro, io dovevo premere la X, scusate se cambio discorso, dovevo tenere premuta la X e in quel modo mi hanno rianimato. Comunque, che cazzo stavi dicendo? C'è la possibilità di interagire con la mappa, appunto con questi fili che ti potranno far arrivare in punti più lontani della mappa, con le mitragliatrici. Ecco, adesso vedete, cazzo, tieni duro, io devo premere fino alla morte la X finché qualcuno non mi viene a rianimare. Ovviamente se lascio la X, diciamo, il tondo si svuota e muoio e rinizio subito. Ci sono diverse modalità di multiplayer, ovviamente c'è il classico deathmatch a fazioni, ma poi comunque ci sono anche delle altre modalità. C'è una modalità che si chiama tipo, adesso non, rogo, che praticamente noi dovremmo andare a incendiare le postazioni nemiche e quando queste diciamo esploderanno noi avremo vinto il turno. Le solite comunque cose, non c'è niente di innovativo in questo multiplayer. Già inizialmente resti scioccato, diciamo, dalla grafica, perché forse tu giochi alla storia, vedi una grafica così un po' della Madonna e dici, minchia, chissà il multiplayer com'è. E invece il multiplayer, secondo me, è veramente un gradino sotto. Ora, non ho visto quello della storia, però ho visto molti video e sinceramente mi sembrava veramente ottimo il multiplayer della campagna. Ma poi arrivi nella grafica del multiplayer e è carente, diciamo. In generale, le armi secondo me sono abbastanza dettagliate, comunque è fatto bene, cioè l'arma secondo me è fatta bene. La grafica invece generale, il colpo d'occhio secondo me è ottimo, però poi magari nel dettaglio, vedete, non è fatta molto bene, diciamo, il dettaglio. Quello che mi premeva dire è che questo multiplayer aveva destato sospetti perché, come ho già detto prima, era uscito, diciamo, con molti bug che però l'Ubisoft aveva, diciamo, risolto prima dell'uscita del gioco, e questa cosa l'ho apprezzata. Però non hanno risolto tutto, perché vi siete accorti che comunque ci sono stati dei bug atroci in questo gameplay. Inizialmente stavo uccidendo uno, gli sparavo, è scomparso. Cioè, proprio mi è scomparso davanti e invece alla fine mi ha accoltellato, che mi era andato dietro la schiena. Ci sono ancora dei bug abbastanza evidenti. Comunque, diciamo che infine trovo questo comparto multiplayer inserito giusto per dare completezza al videogioco, perché comunque avere un videogioco con la coop, la storia, una bella storia, e un comparto multiplayer che secondo me non hanno curato alla grande, perché mancano anche i trofei per il multiplayer, cioè non ci sono i trofei sul multiplayer. Questa secondo me è una carenza atroce, perché magari il trofeo ti dava un input in più per giocarci. Forse senza trofei molti lo lasceranno stare. Io sono arrivato quasi al livello 20 circa, all'incirca. Comunque, tutto sommato, diciamo che il comparto multiplayer è buono. Non è sicuramente cattivo, dai, è apprezzabile il lavoro, ma ovviamente, cioè, non possiamo minimamente, ma proprio minimamente, metterlo in paragone con Black Ops, con Call of Duty in generale, con Battlefield, ma non so, Medal of Honor, ma sicuramente che con Medal of Honor. Cioè, proprio questo qui è uno dei classici multiplayer secondari per dare completezza. Così la penso io, ragazzi. Datemi una vostra impressione sui multiplayer di Far Cry. Se non l'avete giocato, se non c'avete questo gioco, ditemi cosa pensate da questo video, anche se non si capirà molto. Farò degli altri video in generale, forse farò dei video anche con altre persone.
Io vi lascio alla fine del video per farvi sentire un po' di sonoro, ragazzi. Fatemi sapere sempre con i commenti, con qualche video di risposta, con i mi piace, con quel cazzo che vi pare. Un saluto da Menzo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. Bomba al propano alleata in arrivo! Ricarico! Sono a terra! Portaci alla vittoria! Ho bisogno d'aiuto! Lascia che... Su, andiamo! In piedi, in piedi! Vedi? Ora siamo amici, eh? Oh! Oh! Sì!